passaporto preso. Tac. Hola chicos e benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono alla Bike Republic di Solden, un bike park che ho sempre sognato venire. Finalmente ho trovato una giornata perfetta, sono finalmente qui all'inizio del primo trail. Ho preso il mio passaporto per fare tutti gli stampini e vedremo che trail ci aspettano. Ragazzi, passaporto preso, guardate che figata questa cosa, che arrivi qui, c'è lo stampino, ci cerchi il trail Edmund Line, tac, e collezioni i trail. Bellissima idea. Quindi si parte con il primo Edmund Trail. Guardate come un miliardo, guarda qua le fiorellini. Che deve essere un bike park enorme, tutto da scoprire. Ci sono una botta di trail, non arriverò mai a farli tutti oggi, ma almeno una parte bisogna. Sto facendo la Terre Line. Altro stampo. Mamma mia che bello, tutto liscissimo. Hanno copiato la paganella al chiocciola di Solden, guarda qua. Guarda anche questa, andiamo a prendere i ragazzi davanti. Adesso rimettiamo un po' di testa. Che soddisfacente. Danke. Figo. Tutto scorrevo il moschetto con i saltini. Poi ci sono tutte le deviazioni nere con tutti i salti. Come vedete là, c'è la passerella che fa il salto giù. Bella. Altro stampo, altro regalo. Vediamo cos'è questo. Rotte line. Solo per esperti c'è scritto. Bello pietroso. È una piccola deviazione che si ricongiunge con quello sotto. Altro giro, c'è un po' di fila. La differenza tra la paganella e l'Austria. Bene, risalita sulla cabinovia. Adesso torno alla stazione intermedia. Prima impressione sui trail, questo qua è davvero fighissimo, super flow per iniziare, con anche saltini molto divertenti. Ci sono tutte le deviazioni come avete visto, bellissima la storia dei timbri, quindi non mi resta che andare avanti e scoprire tutto il resto dei trail. È davvero un bike park enorme, come vi ho già detto, e quindi bisognerà pedalare tanto. 6.500 che taglia per andare a prendere l'altro impianto. Dovrebbe andare lì abbastanza in piano, un sali scendi, per arrivare a fare il collegamento. Anche per i pedoni, super attrezzati con le passerelle. Ma che razza di passerelle che hanno attrezzato! Stupendo! Fate addio tutta la retina. Il fatto di non fare beep mi frega sempre. Arrivate in cima e guardate che spettacolo. Il laghetto sotto e tutto il ghiacciaio dietro di me. E adesso trail lunghissimo che mi riporterà giù. Si fa il giretto al lago con questo piccolo trail e poi si comincia a scendere. Mamma mia che colori di acqua.
bello quel laghetto, super caratteristico. Non ho trovato lo stampino, sono molto triste, spero che sia meglio. Qua già comincia a essere più naturale. Bello, poi che vista, mamma mia, che spettacolo, pure l'arco, vai, lo apri. Bello roccioso questo tre, da pedalarci anche dietro. Che panorama, super aperto, tutta una curva, ci sono un sacco di rider everywhere, però non ci cacciano dentro le passerelle. È eterno, non finisce più, arrivi giù con le braccia completamente demolite. E per fortuna è arrivato anche il momento del pranzetto. Wiener Schnitzel. Super, finiti di mangiare, pancia piena, e torno a prendere la 6 posti di prima per fare il trasferimento e portarmi al terzo impianto, nella terza parte di bypass. Arrivato di nuovo in cima, quota 2003. Dovrò fare un altro pezzettino di nuovo dell'olivaite, che ho letto che nel dialetto del posto significa stare all'aria aperta in mezzo alla natura, per poi prendere il collegamento da dove ero prima all'arco, quel passaggio super iconico, molto figo, e riprendere il collegamento per andare nell'altra parte. Preso il bivio, salutiamo il nostro amico Arco sulla linea. Adesso continuiamo per la Troll Line. Nomi complicatissimi da imparare. Voglio portarmi da quella per andare a fare adesso un po' di scassato e dei natural. Senza della Halbe Line. Qui la distinzione è tra line, che vuol dire i trail artificiali del Bergpark, e invece trail sono quelli considerati naturali. È pieno di curve, guardarlo in giù è lunghissimo. Partenza per la Guy Line, altro timbro, altro trail. È un trail lunghissimo anche questo, 7,6 km lungo, super flow, ma forse un po' noiosetto, dato che ne abbiamo già fatti un bel po'. Quindi io punto a farne un paio di chilometri, poi prendere l'impianto che ritorna fino qui e poi andare a fare un trail natural super lungo. Nessuno ancora all'orizzonte. Sto ridando da sola. Adesso comincia il trenino, ciuf. Pezzettino di strada e si riprende la cabina via per tornare su. Molto molto carino questo pezzo. Divertente, però se è tutto così, 7 km, è meglio andare a cercarsi un po' di scassato adesso. Partenza per il Leinterberg Trail, oddio non riuscirò mai a dirlo, finalmente un trail naturale segnato in rosso, di volta intermedia, bellissimo, perché è tutta la costa. Lì è solo per i pedoni e qua è solo per le bici, molto bella questa cosa che hanno diviso i due sentieri, almeno vai tranquillo che ognuno sta nel suo. Finalmente un po' di sconnesso, un po' di tecnico. Bello cattivello questo rosso, quindi se dopo voglio andare a fare un nero, chissà cosa mi aspetterà. Diciamo, la passerella piccola la lascio a qualcun altro.
Mamma mia, ma ora che tornanti secchi cattivi che ci hanno fatto. Stronzi gli austriaci, eh. Adesso sto ripuntando verso Solden. È un po'... dovrebbe tagliare via quasi in piano. Un po' anche sali e scendi. Berlino. Anche questa parte in piano. Quelle rocche. Certo che quelli con la muscolare se la devono ben pedalare. Curve sulle stroni. Anche che grazie ci hanno sistemato. Super ripido qua. Vito. Bello tecnico. Linea finale, Letten Line. Molto facile, segnata, che ci riporta di nuovo giù a Solden, dove pedalerò un po' e andrò a prendere l'impianto. Ho preso il primo, la cabina via di stamattina. Non li trovo. Passerella con panchina per i rider. Mi fa piacere che ci sono rider per la usa. Qua si passa dallo super scassato al flow. Secondo me è davvero un bike park molto divertente, perché soddisfa sia quelli alle prime armi con un trail davvero super flow, che anche quelli che vanno come i treni, che fanno salti e quant'altro, perché ci sono davvero delle linee cazzutissime. Super divertenti queste passerelline. Poi vai via con le piste. Anche rovetta. Questa è bellissima. Forse. Andiamo a prendere la gente. Questo è il primo impianto di stamattina, tornata in cima. E adesso sono alla partenza del trail più difficile della giornata, il Nene Trail, che è il trail del nonno. Vediamo cosa ci dice qua. Lunghezza 3,9 con 630 metri di dislivello. Questo ho detto che è parecchio difficile. È bello tosto. Guarda qua che bello. Finalmente, dopo tutto il flow di oggi. Bello tecnico, sassoni. E durante il trail, guardate che sorpresina. Che buona, una femmina di daino. Che se la scorpaccia. Una capra. E tutti i cervi. Guardate che cervo enorme che c'è. Ma dai, questo trail... alla fine, adesso vabbè non parlo perché non sono ancora giunta alla fine, però è simile a quello rosso, è bello tecnico ma fattibile. L'erbetta, che bello, hanno fatto anche le sdraio di legno, le poltroncine, rock garden. Questo è super figo, molto 10, divertentissimo. Un picello. Eccola qua, un altro bel pezzo tecnico. Guarda che bello. Ultimo pezzo che tagliano i praticelli, taglia la strada. Millimetrici i passaggi. Hanno fatto un lavoraccio pazzesco qua, spostare tutte le pietre. Beh, fighissimo sto trail, davvero migliore di oggi. Mi sa che il trail è finito. Fine della giornata qui a Solden. Direi
una figata. Vado tantissimi trail, me ne mancano un po', ma direi è andata super 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 bene. E dove finisce il trail c'è il bike wash e un baretto per un rider. Che top, tutti rider. Bene ragazzi, come promesso ho preso la birretta di fine serata e adesso che alla fine sono rilassata vi racconto un po' di Solden. Solden è un paesino di 4.000 abitanti circa, proprio al confine con l'Austria, infatti si fa il passo rombo da Merano per raggiungerlo. E è molto semplice, ma è a pagamento, costa 24 euro l'andata e ritorno. Il paese è molto carino, stile un po' Livigno, e hanno voluto creare una vera e propria repubblica, diciamo, proprio per questo l'hanno chiamato un po' scherzosamente Solden Bike Republic, perché vogliono fare proprio un'inclusione per i biker e creare quasi un paese per tutti i bikers appassionati di questo sport. E per questo secondo me hanno fatto questa cosa carinissima del passaporto, dove puoi collezionare tutti i timbrini. A differenza dei i parchi italiani, per belli che possano essere, ovviamente qua gli austriaci sono molto più avanti di noi, ci tengono davvero tanto, hanno visto del potenziale in questa attività e quindi cercano di andare avanti. Il video si conclude qua, spero che questa giornata in bike park vi sia piaciuta, secondo me è davvero uno dei bike park più belli in cui sono stata. Come sempre vi chiedo di lasciare un like, un commento se il video vi è piaciuto, di seguire il canale se non l'avete già fatto e di seguirmi su Instagram. Da Solden, Austria è tutto, ci vediamo nei prossimi video. Ciao!